Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Kingdoms di nuovo e andremo a sfidare Gigio, che però non è in chiamata con me perché dobbiamo fare una cosa piuttosto veloce, perché sto pre-registrando tutti i video. Quindi adesso noi andremo a sfidarlo su canale singolo, amici, e vedremo chi ne sa di più su Harry Potter. Questa sfida ci sta, dai ragazzi, mi è venuta in mente, ho detto boh, vediamo chi ne sa di più su Harry Potter. Ci può stare, non ne so moltissimo, cioè nel senso, io ero mega appassionato di Harry Potter, l'ho guardato un casino di volte, però non so bene tutte le cose che ci sono in questi quiz. Allora ragazzi, il primo abitante del regno. Cosa devono indossare Harry e i suoi amici per estrarre la mandragola? Ah, questo lo so. Dovrebbe essere questa, infatti, guanti, tuta protettiva e parorecchie. Un altro abitante del regno, Gallert, ecco, qui già non so chi è questo. Dovrebbe essere ucciso da, non da Voldemort, sì, da Voldemort. Sì, da Voldemort, così a caso, perché di solito gli assassini sono Voldemort o Maggio Morte tra quelli lì. Chi poteva essere, scusate. Allora, prossimo, abbiamo chi uccide Mirtilla Malcontenta. Ah, il basilisco, questo lo so invece perché ha visto gli occhi. Madonna che ricordi ragazzi, da piccolo che guardavo questo film, bellissimo. A quale delle quattro case apparteneva Gilderoy Lock nella saga di Harry Potter? Allora, Gilderoy Lock, Serpeverde no, Grifondoro no, io penso Tasso Rosso, no, Corvo Nero, e sbaglia così. Ok, adesso aspettiamo che Gigio completi la sua manche. Abbiamo anche Gigio in live che ci scrive, aspettate, ve lo metto bene in inquadratura, dovrebbe essere così, bene. Abbiamo anche lui adesso in live, lo possiamo vedere quello che scrive. Poi vedrete quello che ci scriviamo, lo vedrete. Lì ci invia una foto. Cos'è? Ha trovato il re, perché è un lezzo, è un grandissimo lezzo. Vabbè. Sì, adesso tira fuori queste scuse. Sì, gli scriviamo. Quindi tocca a noi ragazzi, il prossimo. Abbiamo trovato il re anche noi. Suca, aspettate, gli inviamo una bella foto. E le inviamo così, tatticissima, zam. Allora, vediamo adesso cosa ci dice. Quali sono le ultime parole di Albus Silente? Oddio. Allora, usiamo una bomba. Ecco, per favore, ti prego, sapevo. Penso, ti prego. Sì. Oh. Cerchiamo subito. No, niente, abitante del regno, va bene. Nel primo film o libro, libro non so, Ron sbagliava un incantesimo, quale? Wingardium Leviosa. Leviosa. Tra l'altro, abitante del regno. In che anno è morto l'attore che interpreta Piton? Allora, 2012. Ah no, era un altro quello. Ho detto una cazzata. Bastaso. Sì, lo so, non so scrivere. E nel frattempo che Gigio completa le sue domande, noi intanto scattiamo un bel book fotografico della mia postazione. Dai, ma sei un lezzo, trovi sempre tutto, non so io. Ok ragazzi, tocca a noi perché Gigio è scarso, quindi sbaglia sempre. No, la regina, qui potrebbe esserci un problema. In Harry Potter e la camera dei segreti, come riesce Ginny Weasley a trovare la camera? Allora, seguendo il basilisco. Ah no, ma non l'avevo letta la prima, no. Che fail. La prima non l'avevo letta. Ok ragazzi, di nuovo il nostro turno e siamo pronti per sfasciarlo questa volta. Ah, ha fatto una corona, ok. Come si chiama l'oggetto che Draco Malfoy ripara nella stanza delle necessità in Harry Potter Preach by Maso Sangue? Allora, mi sembra che lui... Ah sì, è solo l'armadio, quindi l'armadio... Ragazzi, ma no, è che sono gli ultimi film, non li ho visti. Cioè, li ho visti, ma non li ho visti così tante volte come i primi. Ragazzi, tocca di nuovo a noi e dobbiamo questa volta farcela. Chi è Winky? Non lo so. Mi sa, allora, elfa domestica non penso. Goblin della Gringot potrebbe essere l'insegnante di art. Un attimo di tempo in più. Un goblin della Gringot. No, un elfo domestico. No, mi ha rubato una corona quell'infame. Siamo 3-0 adesso per lui. Igor Kargarov è il preside di una scuola chiamata Durmsbow. Quella lì è una precisa ubicazione. Che culo. Non ho capito cosa c'era scritto. Va bene. Quale casata faceva parte Gilderoy Lock? Abbiamo visto prima che era Corvo Nero. Gnegnegnegne. Abbiamo un cactus. No, era lì il re. Che stupido. Mamma mia, ho premuto male. Come si chiama la dama grigia? Ecco. Oddio, potrebbe essere Mirtilla Malcontenta. No, Priscilla. Ah, no. Dobbiamo subito recuperare. Ma era lì il re. Ma perché continuo a sbagliare? In quali libri non compare Dobby? Sì, adesso prendiamo sto re. Oh, bene. Allora, chi è Rab Turus Black Regulus? Mamma mia, un Regulus. Gigi ci fa sapere che siamo sul 4-0. Quel big infame. Di nuovo il nostro turno. Siamo 4-0 veramente. Madonna mia. Da quale padrone Harry Potter fa liberare con l'inganno l'elfo domestico Dom Lucius Malfoy? Qui non possiamo sbagliare su queste cose base della cultura. Allora, cerchiamo assolutamente
Con quale incantesimo Harry Potter sconfigge Lord Voldemort? Expelliarmus, ecco infatti, ok, perfetto. Che numero di maglia? Cosa? Ma cosa? Che domande sono? Che cosa vuol dire? Ragazzi, 5-0. Sì, boh, Gigio, ma scusa, prima mi venivano domande del tipo che numero di maglia aveva Harry Potter nel Principe Mezzosangue. Cioè, dimmi se è la risposta. Comunque ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, sono stato scarsissimo in questa partita ma ero un po' deconcentrato. Io vi ricordo di mettere un bel mi piace, iscrivervi ai canali della Treva FM che trovate in descrizione, al canale di Gigio che trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao! Ciao, 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 ciao.